L'artista esistenzialista, il paradosso del calcio. Il paradosso del calcio è quando poi fondamentalmente anche le pulci hanno la tosse, quando parla chi non ha voce in capitolo, chi non è preparato, non è capace. Magari ho sentito negli anni Torricelli essere umile, essere un giocatore, ripeto, discreto, tra mediocre e discreto, impegnandomi con discreto. Passare dalla Cariatese e fare bene con la Juve, ma non un accenno polemico o altro. Poi magari ascolto oggi De Sciglio che dice che deve parlare, deve togliersi i sassolini dalla scarpa, ma De Sciglio è stato spesso infortunato, tante volte non riusciva a fare un cross, c'è cioè un giocatore mediocre, stesso discorso. Però rispetto a Torricelli fa le polemiche, oppure vuole parlare, vuole dire, deve togliersi i sassolini. Io credo che queste persone non sono in grado di fare nulla, cioè non stanno proprio in numero, non fanno testo. Come oggi per esempio in una trasmissione Juventus per dire Tacchinardi dice, magari lo dice so, scherzando, che è un fatto reale, per l'amor di Dio, dice, vabbè, ma vieni quando arrivò a Torino non stoppavo una palla. Sì, è vero, ma ricordo anche che Tacchinardi è uno di quelli che si lagnava perché c'era Deschamps, lui non giocava. Quando giocava, non vi dico, altro giocatore mediocre secondo me, e perlomeno per quello che si è visto all'Atalanta, alla Juve non si è visto nulla. Poi è andato via Deschamps, ha giocato lui, ma il centrocampo della Juve andava invece di 10 orari, di 2 orari. Quindi vi faccio alcuni esempi, ne potrei delle altre, sicuramente adesso non mi sovvengono, però credo che delle volte la polemica non la possa fare il giocatore mediocre che non ha dimostrato nulla. Adesso in questo caso sto parlando di Juve, potrei parlare di altre società, ma mi fermo a questo perché penso che basti. Io credo che delle volte, ma sono delle persone che non hanno queste grandi capacità, fanno più bella figura a stare zitti, perché tanti tifosi possono anche parlare un po' aiosa, anche esagerando, il tifoso è il tifoso, si sa, ma loro che dovrebbero dimostrare, perché vengono pagati in un certo modo e non lo fanno, per di più fanno anche la polemica gratuita, bocca tace, penso che queste persone prima di parlare dovrebbero sciacquarsi la bocca a mare o con acqua e sale, quantomeno puliscono un pochettino le parole, i pensieri sotto forma di parole, dette un pochettino a buon mercato. E qui mi fermo, l'artista esistenzialista, buona giornata a tutti.